faccia destra. La mia destra. Francesco? Vai, quando vuoi. Andrea? Martini. Avanti a lui. Vai, faccio semplicemente una premessa e poi dico. Buongiorno a tutti, siamo a Firenze, siamo sul un cantiere enorme che è quello che dovrebbe essere il cantiere della stazione Foster, cioè la stazione sotterranea che dovrebbe esserci a Firenze per i treni dell'alta velocità. A un certo punto a Firenze hanno ideato un progetto palesemente assurdo che prevede che c'è un tunnel soltanto per i treni dell'alta velocità di 7 km e mezzo che attraversa tutto il sottosuolo fiorentino con rischi di danni enormi, e questo tunnel dovrebbe avere una stazione a parte. Noi siamo in questo cantiere, ora attualmente dovrebbe essere già tutto concluso, sia la stazione che il tunnel dell'alta velocità, e invece lo stato di avanzamento del tunnel è dello 0%. La stazione e invece è stato realizzato un buco enorme di 400 metri circa, profondissimo, lo vedremo tra un po', che doveva accogliere questa stazione. In realtà da qualche mese ci dicono che la stazione non la vogliono fare più, quindi l'unica cosa che è stata fatta probabilmente è totalmente inutile, ma lo era già all'inizio, soltanto che adesso si sono accorti che non sanno più in che direzione andare. Sono stati spesi 800 milioni per i lavori che sono stati fatti, ancora adesso nessuno sa come vogliono riconvertire il progetto, perché non lo dice il sindaco Nardella ai cittadini di Firenze, non lo dice il presidente Rossi della Toscana ai cittadini toscani. RFI addirittura dice che forse sarebbe il caso di non fare più nessuna stazione e fare passare in questo tunnel soltanto i treni che non fermano a Firenze. Un delirio incredibile, un paradosso totale. Quello che è importante che dobbiamo dire è che noi siamo qui a capire in questo cantiere cosa stanno facendo, visto e considerato che nessuno dice in quale direzione si sta andando. Cioè noi vediamo camion che entrano ed escono per un'opera che non si sa nemmeno se verrà fatta. È un paradosso totale. Siamo venuti qui un po' di parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali di Firenze, per cercare di accertare quello che Nardella, Rossi e tutto il loro entourage non vuole dire, si rifiuta di dire ai cittadini di Firenze e della Toscana. Andiamo avanti. Ma noi, venite, seguiteci, cittadini con l'elmetto, siamo qua per dire no alle grandi opere inutili, ma soprattutto anche per portare la proposta dell'Università di Firenze. Per anni tecnici dell'università, architetti e ingegneri sono stati inascoltati dalla politica e grazie a noi per la prima volta sono stati auditi nella Commissione Infrastrutture Regionali e oggi sono insieme a noi perché loro hanno una soluzione che costa un sesto, che si può realizzare in 2 anni e che probabilmente non accontenta gli appetiti di un sistema, quel sistema che vuole la riforma costituzionale. È per questo motivo che noi diciamo no e seguiteci per vedere insieme a noi cosa stanno facendo. Sì. Adesso andiamo un pochino a vedere che stanno facendo, poi gli chiederemo qual è stata la data di inizio lavori, qual è la data prevista per l'ultima relazione lavori, qual è lo stato d'avanzamento, quante varianti hanno fatto, quante riserve sono iscritte nei registri di contabilità. Queste sono le cose classiche che si vedono su un cantiere, così poi vediamo realmente che stanno facendo, al netto della scelta politica che ci sembra assolutamente sbagliata. Adesso andiamo un po' a vedere quanto è grande un buco. Sì. Contro questo spreco di denaro pubblico? Sì, andiamo volentieri a vedere quello che sta succedendo e siamo molto meravigliati di una cosa. Questa comunque, secondo tutti i progetti attualmente in vigore, sarà un'opera abbandonata ed è l'unico cantiere dove lavorano come forsennati. Questo cantiere è andato a rilento per 7 anni, da quando è sorto il sospetto che i lavori sarebbero stati interrotti, tutto a un tratto è accelerato.
Adesso ci sono circa 150 operai al lavoro e lavorano anche in turni domenicali. Questa è l'assurdità di quest'opera, noi crediamo sia bella. Fermarsi, è un'opera, sicuramente è un'opera architettonicamente molto bella, il grosso difetto che ha è che è assolutamente inutile e dannosa per il sistema dei trasporti. Regional, yeah. Right? Regional member of the five star. Yeah, right. Five star. Right. Abbiamo qui l'architetto. Prego, si presenti. Architetto Fabio Zita, ex responsabile del settore valutazione e impatto ambientale della Regione Toscana. Quali sono le criticità di questa non opera ormai? Ma le criticità sono molteplici, sono uscite da tanti anni di valutazioni anche di carattere tecnico. Una non è qui, ma è esattamente dall'altra parte, a Campo di Marte, dove dovrebbe funzionare la nuova fresa che è stata sostituita poco tempo fa, ha sostituito la vecchia per realizzare il tunnel ferroviario sotto Firenze. Lì c'è ancora aperta con il Ministero dell'Ambiente un'istruttoria a riguardo alla qualità dei materiali che usciranno dal lavoro della fresa, e cioè comprendere esattamente se quei materiali sono terre o rifiuti. È dal 2012 che questa questione è ancora aperta ed è dal 2012 che aspettiamo di sapere a livello nazionale effettivamente che tipo di materiale sarà quello che esce dalle gallerie. È fondamentale anche perché si parla di 3 milioni di metri cubi, quasi 3 milioni di metri cubi di materiale che se fosse terra potrebbe essere ovviamente riutilizzata anche per fare altre opere pubbliche, se invece fossero rifiuti ovviamente dovrebbero andare a discarica, almeno che non si decida di poterle riutilizzare, ma c'è un processo che deve essere messo in atto. Questo è un problema che è a Campo di Marte. Qui la questione è fare o non fare, mi sembra, almeno per quello che emerge, l'opera pubblica, cioè la stazione Foster, sulla base di analisi anche di carattere economico, perché appunto RFI parla del fatto che questa stazione sembrerebbe a questo punto non gradita ai clienti, che preferirebbero fermarsi direttamente a Sant'Andrea Novella, e quindi attualmente l'ipotesi che RFI ha presentato al Comune, alla Regione e all'attenzione di entrambe le amministrazioni, che a breve risponderanno in merito a un'ipotesi che è quella di fare probabilmente una stazione più piccola e un tunnel
si parla anche della possibilità di fare un tunnel che invece di servire la stazione potrebbe essere soltanto per i treni diretti Milano-Roma, e quindi un mini tunnel che entro cui passerebbero soltanto i treni che non sosteranno a Firenze. Ci sono diverse ipotesi in gioco. Ovviamente questo vuol dire che dal 1999, da quando cioè si è approvato il primo progetto in conferenza di servizi che riguardava questo progetto Foster, che tra l'altro voglio ricordare sostituisce un primo progetto presentato dal professor Zevi, bocciato dalla sovrintendenza, e ecco perché la necessità di ribandire un concorso per una nuova stazione, ed ecco perché il progetto Foster. Tutto questo attualmente è fermo, e ricordo appunto che il tutto era partito ufficialmente nel 1999, e passati quindi oltre 20 anni, ancora dobbiamo capire effettivamente di questa grande opera infrastrutturale che cosa se ne farà. C'è un'alternativa, c'è chi ha studiato all'università la possibilità di un passaggio in superficie dei treni a alta velocità, certo, con un costo enormemente inferiore. Questa opportunità è stata presentata una settimana scorsa, pochi giorni fa, in Consiglio regionale, alla 4ª Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, quindi a questo punto è uscito dalle stanze, diciamo, dell'università ed è entrata in quella della politica. Vedremo se qualcuno vorrà attentamente valutarla e analizzarla anche sotto il profilo tecnico oltre che economico. Certo. Abbiamo invece qui un professore universitario che ci spiegherà l'inutilità di questa opera. Questo Alfonso che cos'è? Qui siamo. Io mi sposterei perché qui c'è un po' troppo di. Ok. Più avanti, cioè dietro la betoniera, va bene? Sì. Quindi adesso stiamo continuando a percorrere questo tragitto che ci porta a un punto di osservazione della stazione Foster, che ripeto, allo stato attuale è semplicemente un buco enorme. Quello che vorrei che si capisse da chi ci sta seguendo è che voi vedete gente che sta lavorando un cantiere di dimensioni allucinanti, e ad oggi non è certo per che cosa stanno lavorando, cioè stanno lavorando su un'opera che, per cui da mesi ormai si dice che non verrà più realizzata, sì, perché il sindaco Nardella ci ha detto che lui la vorrebbe fare la stazione, ma un po' più piccolina. Questa è la quarta versione che ha dato, perché in precedenza aveva cambiato direzione mille volte. Il presidente Rossi invece vorrebbe questa stazione, il presidente il governatore della Toscana, e RFI addirittura, almeno queste sono le notizie e le interviste dei rappresentanti di RFI, dice che questa stazione potrebbe anche non essere fatta. Ma noi vediamo che, ovviamente, razionalità vorrebbe che nell'attesa di capire cosa si fa si rimane un attimino fermi, perché questi sono i lavori impattanti per la città di Firenze. Invece qui è al contrario, si continua a lavorare in attesa di capire che cosa bisogna fare. È evidentemente incredibile. Voglio anche, non so se si sente, voglio anche specificare che tutto quello che si vede è stato realizzato con Matteo Renzi, sindaco di Firenze, cioè persone che non sono riuscite a gestire un cantiere importante in una città come Firenze, adesso con la modifica del titolo quinto vorrebbero gestire tutte le opere d'Italia. Mi pare, oltre che totalmente folle, anche arrogante come atteggiamento, perché è impensabile che non sei riuscito a gestire una situazione che adesso è nel caos più totale, perché, ripeto, lo dirò mille volte durante questa diretta, i cittadini di Firenze non sanno che cosa verrà fatto qui, e non lo sanno nemmeno quelli che lavorano.
Ecco, però Renzi ritiene di dover gestire addirittura tutte le opere d'Italia. Parliamo di un'opera, quella del sottoattraversamento dell'alta velocità, per cui sono stimati rischi di danni per 2000 case circa, rischi di danni alla salute per le polveri che vengono respirate, rischio di impatto nel sottosuolo, perché Firenze nel sottosuolo ha una falda che l'attraversa, e bloccare questa falda comporta dei rischi enormi proprio per la tenuta ambientale del sottosuolo fiorentino. Tutto questo, questo è incredibile ma vero, senza alcun motivo, perché tutto questo tunnel, questa stazione, tutto quello che è stato concepito fino ad ora dovrebbe servire a far risparmiare ai treni che passano da Firenze, quelli dell'alta velocità, 5 minuti di tragitto. Non è nemmeno commentabile. Ora il professor Pizziolo dell'Università di Firenze ci spiegherà il grande spreco del buco nero. Il professor Pizziolo, io ci tengo a dire che noi oggi siamo venuti qui a fare il sopralluogo, però abbiamo portato con noi professori dell'Università di Firenze che fin dall'inizio si sono impegnati per dare un contributo a questo progetto, i comitati, tutte persone che sono state accusate da Matteo Renzi quando era sindaco di fare terrorismo psicologico rispetto a quest'opera. Da sempre portano avanti una proposta di progetto alternativo, cioè un attraversamento di Firenze in superficie. Certo, allora il nostro gruppo di lavoro dell'università è un gruppo interdisciplinare, per cui c'è tutta la sezione dei geologi e degli ingegneri che più che altro ha contestato il progetto come ora, mentre noi dalla parte di architettura e di urbanistica abbiamo tentato di trovare una soluzione che a nostro avviso è ancora possibile proprio in superficie e che avrebbe anche il vantaggio, almeno una delle varie soluzioni, quelle che proponiamo noi, di fare una stazione prolungando Santa Maria Novella fino al punto dell'incrocio dei binari e lì in quel punto fare la nuova testata di Santa Maria Novella, rendendo indipendenti i vari percorsi. È una soluzione infinitamente meno costosa, rapida da eseguire, i tempi sarebbero 2 anni, a quest'ora sarebbe già finita ampiamente, ed è noi la riteniamo anche dal punto di vista della città più utile, perché portando la stazione più avanti noi sciogliamo il nodo di Santa Maria Novella, che ora è molto congestionata, e invece diventerebbe un servizio alla città più ampio. Ora, e quindi questa situazione mi sembra drammatica, non saprei come dire, perché dal punto di vista dei costi non si sa dove si va a finire, c'è una totale incertezza, gli operatori politici, quelli delle ferrovie, si rimbalzano le responsabilità e le soluzioni. Ora siamo in una situazione di caos totale e quindi voi oggi penso constatate questa situazione, dove c'è un'opera molto grossa ma che viene sospesa e lasciata a metà, che ha già prodotto sul del territorio enormi contraddizioni, la falda è già alterata, la situazione idrogeologica è in pericolo, e quindi voi capite che e poi più che altro noi siamo molto, perché ieri e quindi il nostro problema è aprire anche un canale di comunicazione tra l'università e la regione che per ora non esiste. E i problemi ambientali, che cosa avete riscontrato sulle frese? I problemi ambientali sono di varia natura, più che altro sono di tipo idrogeologico. Perché qui la falda, qui sotto esistono tutte le falde della, sì, insomma,
e quindi c'è una situazione di totale alterazione. Siccome sotto Firenze ci sono vari rami diciamo di quello che era l'antico letto del fiume. Sì, facciamo le domande. Le chiedo se ha domande da fare. Mi sembra quasi di averne una di fronte, ma deve essere una mia impressione. La telecamera non... Allora fai una cosa, non li prendere, mettiti là e sulle risposte. È una situazione paradossale, con i docenti universitari che vengono trattati quasi come dei terroristi qua a Firenze. Ma è paradosso, oltretutto propongono soluzioni più economiche, più veloci da realizzare e vengono trattati come dei terroristi, non sono mai stati accolti nei luoghi del potere, nei luoghi istituzionali, solo grazie al Movimento 5 Stelle per la prima volta dopo 5 anni di richieste siamo riusciti a portarli in audizione nella Commissione Infrastrutture Regionali e loro hanno un progetto alternativo in superficie che utilizza l'esistente e risolve i problemi del nodo dell'alta velocità. Evidentemente questo non risponde alle esigenze di grandi interessi che ruotano intorno a queste grandi opere, per questo che noi diciamo noi siamo molto preoccupati, perché guardate cosa c'è qua, sono 20 anni, un'opera completamente ferma, 800 milioni di euro spesi, meno dell'8% realizzato, non sono in grado di fare le grandi opere, pensate cosa potrebbe succedere se passasse il referendum, per questo che diciamo no, già oggi fanno dei danni, figuriamoci un domani che accentreranno ancora di più, oggi almeno le regioni hanno dei vincoli per la tutela del paesaggio del territorio, nonostante tutto hanno distrutto un'area vastissima e non nessuno sa come andrà a finire quest'opera, perché Nardella, sindaco, non sa che fare, il presidente della regione dice passerete sul mio cadavere, ma ad oggi è tutto fermo e Matteo Renzi, presidente del consiglio, non è eletto da nessuno, non si capisce che cosa vuole fare, ma ricorda a tutti che comunque indipendentemente dagli indirizzi politici ci sono delle norme da rispettare e ogni variazione al progetto, se è sostanziale, deve essere oggetta di una nuova valutazione di impatto ambientale e questo è un passaggio centrale perché i tecnici sono soggetti terzi a garanzia in primo luogo dei politici per fare in modo che evitino di fare degli errori, i tecnici rispondono penalmente, civilmente in prima persona, ma i politici mai. Allora ascoltiamo cosa dice l'università, cosa dicono i tecnici che ci danno spesso dei buoni consigli. È una cosa allucinante, oltre a professori universitari non ascoltano neanche dei tecnici che lavoravano in cantieri come questo fino a una decina d'anni fa. C'è una buccia, non schiacciano la buccia del buon senso. Sempre. Assolutamente, un ingegnere, c'era un'audizione, è venuto l'ingegnere, ha portato le slide, ha fatto vedere nel dettaglio, chiunque poteva capire quanto questo progetto attuale fosse un'idea scellerata che deturpava l'ambiente, sprecava soldi e di quanto la loro idea fosse un'idea di buon senso. Una grande opera di buon senso, e questa è la differenza. Noi diciamo no alle grandi opere inutili. Allora ascoltiamo le università, ascoltiamo le intelligenze collettive che abbiamo nei nostri territori, quelle che hanno le mani slegate, questo è il punto chiave. E c'è stato anche un grandissimo problema di infiltrazioni mafiose in questo cantiere. Noi abbiamo visto in Italia purtroppo ogni grande opera, ci sono grandi inchieste della procura, in questo cantiere hanno attivato una commissione di inchiesta regionale, grandi inchieste sulle terre di scavo perché sono terre particolari da gestire come rifiuti speciali, quindi costi alti e le indagini stanno andando avanti. Diciamo che in qualche cooperative rosse che sono coinvolte in queste grandi opere, perché spesso questi grandi appalti le vincono grandi cooperative, in qualche modo anche in regione le abbiamo costrette a dichiarare per voci di un consigliere del PD che i soldi che stiamo spendendo in qualche modo vanno per sostenere i lavoratori delle cooperative. Allora noi diciamo è meglio pagarli per stare a casa anziché pagarli per fare grandi danni come stanno facendo, e questo è un nodo chiave di tutta questa vicenda. Questa è la fotografia del fallimento del governo del Partito Democratico. Con noi oggi c'è anche una troupe della BBC venuta direttamente da Londra, che rimaneva lo sballo di questo grande esperto. La disprezzo che non sta facendo nulla, usando la nostra ma un ultimo passaggio centrale. I comitati notturni del TAV, i cittadini di Firenze,
da subito hanno denunciato questa situazione, da subito chiedevano che l'università venisse ascoltata. Allora guardate il passaggio centrale, oggi con la riforma costituzionale vorranno accentrare ancora di più queste decisioni e quindi creare questi disastri. Noi diciamo ascoltiamo i territori, ascoltiamo la gente, ascoltiamo le regioni che spesso ci indicano i problemi. Quindi è una visione nettamente opposta a quella del Partito Democratico che vuole questa riforma costituzionale per accelerare su grandi opere, inceneritori, discariche. Abbiamo visto se un sito è identificato come sito di interesse nazionale per quella cosiddetta clausola di supremazia, si fa, indipendentemente da tutto, e questo è inaccettabile.
abbiamo qui, mentre i tecnici di RFI spiegano e rispondono alle domande dei parlamentari 5 Stelle, gli esperti, abbiamo qui un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che continua a spiegare il grande spreco di opera pubblica, i soldi di quest'opera. Prego. Quest'opera è esemplificativa in una maniera direi assolutamente importante del fallimento della politica del PD su tutte le grandi opere. Firenze, siamo in una condizione assolutamente drammatica rispetto a come hanno deciso di gestire le infrastrutture. Sull'aeroporto problemi infiniti, sull'incenerimento dei rifiuti problemi infiniti, su questa operazione qui che vediamo essere iniziata ben 7 anni fa, quando c'era un progetto alternativo di superficie che in 3 anni con metà dei costi poteva risolvere il problema dell'alta velocità a Firenze, e ad oggi siamo a nulla, al nulla. Questo è la politica del PD, il nulla. Non sappiamo se questa stazione verrà ultimata perché RFI la ritiene improduttiva. Non sappiamo Rossi che intenzioni ha, non sappiamo Renzi che intenzioni ha, non sappiamo Nardella che intenzioni ha. Si dovrebbero semplicemente vergognare, è una cosa incredibile. L'unica soluzione che riescono a trovare ad oggi è la riforma della Costituzione per avocare a livello governativo le scelte e imporle espropriando i cittadini di democrazia. Perché la riforma dell'articolo 117 del titolo quinto della Costituzione va proprio in quella direzione, cioè fregarsene dei cittadini, superarli. Su questa operazione ci sono state infiltrazioni di tutti i tipi, di criminali, c'è stato di tutto, lupi, addirittura si dimise. Oggi non sappiamo dove dovrebbero portare le terre di scavo, non sappiamo se le terre di scavo sono inquinanti o sono terre neutrali, non sappiamo esattamente che cosa potrà avvenire. Nel frattempo la prima fresa era difettosa, l'avevano pagata carissima e si è rotta subito, poi in successione hanno affittato un'altra fresa che è venuta dalla Germania. È un anno che si paga l'affitto per l'utilizzo di questa fresa, ancora non ha cominciato a operare, è ferma in cellofanata a Campo di Marte. Credo davvero che qui siamo sull'esempio estremo in quali mani è questo paese. Mandiamoli a casa. Abbiamo ora l'ingegner Pierazzini. Perini, mi scusi, prego, si presenti e spieghi le criticità di questa opera ai cittadini. Io sono Massimo Perini, sono il tecnico dell'associazione Notul del TAV. Mi sono occupato da tantissimo tempo di questa opera e già dal 2010, quando l'opera fu appaltata, analizzai il progetto e individuai una serie di elementi che io ho chiamato appunto criticità. Erano criticità connesse con la realizzazione di queste opere. Queste criticità che io nel tempo ho individuato sono state sistematicamente riconosciute dalle pubbliche amministrazioni. Ad esempio un fatto era che le terre che venivano scavate erano rifiuti e non erano terre tal quale. Su questo c'è un'indagine della magistratura. Avevo dichiarato, grazie al contributo della professoressa Crespellani,
che queste opere, la stazione Foster detta, come anche la stazione La Discenderia, l'opera di Lancio Frese, insomma, là al Campo di Marte, impattano sulla falda, e l'ARPAT ha sancito un disequilibrio della falda rispetto alla situazione zero antecedente alla realizzazione delle opere. Le criticità sono ancora altre, perché ad esempio questa stazione è stata progettata e viene costruita senza rispettare la normativa antisismica, e questa cosa qui è riconosciuta dal Genio Civile di Firenze. Nonostante tutto, la Regione Toscana non ha mai avuto il coraggio, lasciatemi dire il coraggio, di sospendere i lavori. E questo è stato fatto tramite io lo chiamo ping pong, cioè una serie di domande e risposta fra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Regione Toscana. Alla fine il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici diceva sempre che è competenza esclusiva della Regione sospendere i lavori, e ce n'erano tutte le ragioni e condizioni. E nonostante tutto, la Regione Toscana ha preferito insabbiare la questione, e tuttora i lavori vengono eseguiti, come dicevo, in totale dispregio della normativa antisismica. E i problemi saranno altri e grossissimi, e saranno connessi alla realizzazione delle gallerie. Le gallerie dovevano essere realizzate con due frese che lavoravano in tandem, cioè che procedevano abbinate alla realizzazione delle due frese, con un piccolo falsamento di avanzamento, e invece l'osservatorio ambientale autorizzò a suo tempo l'uso di una sola fresa. Dico io, probabilmente per motivi economici, visto quanto costa una fresa, però questa è una mia supposizione, chiamiamola pure illazione. Fatto sta che l'uso di una fresa invece che due produce un incremento di circa il 60% dei cedimenti in occasione della realizzazione della seconda galleria. Sì, prego. Ci sono delle alternative che voi avete presentato? Ci sono delle alternative. L'alternativa più... come posso dire? L'alternativa più sensata, direi, che è quella di fare un passante in superficie, perché questo fatto qui eviterebbe la realizzazione delle gallerie, che, come ho detto, provocherà sicuramente ingentissimi danni al patrimonio edilizio esistente e monumentale di Firenze. Questo fatto è stato studiato dai colleghi professori architetti, attenzione che qui ci schizzano. Quindi sì, stavo dicendo che l'alternativa esiste, ed è quella, a giudizio mio, di non realizzare le gallerie, e quindi di portare avanti un progetto, un intervento di passante superficie. In alternativa, sempre a giudizio mio, potrebbe essere realizzato un nuovo tracciato sotto il sedime ferroviario, un nuovo tracciato che da Campo di Marte arriva qui dove siamo noi, alla stazione cosiddetta Foster, e poi da qui va al Rifredi, sempre sotto il sedime ferroviario. La domanda è: senza stazione? Senza stazione, dico io, noi fiorentini, da tutta quest'opera, che beneficio ne traiamo? Noi, come cittadini italiani, da questo enorme sperpero di denaro pubblico, che motivo ne traiamo? E quindi, secondo me, questa è un'idea da accantonare. Grazie.
find him on the train between Livorno e Spezia. Alla Spezia. E, chi, e con chi devo parlare? Con Torre. Con Torre? Sì, sì, sì. Sì. No, ma non adesso. No, 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 ho capito. Yes, so. Ok, thank you very much. Thank you very much. Thank you.
avete appena finito di ascoltare i tecnici di RFI, a quali domande gli avete fatto, quali sono state le risposte, Michele? Spiega ai nostri. Allora, intanto faccio un'altra piccola premessa. Noi siamo venuti qua, la posizione del Movimento 5 Stelle su quest'opera ormai è nota da tempo. Abbiamo anche proposto progetti alternativi come quello studiato anche da l'università, cioè di un trasporto fatto tutto in superficie, diciamo alla luce del sole. Ovviamente qua si stanno facendo anche domande più tecniche, a che punto sono i lavori, abbiamo chiesto, cioè anche domande banali, ma per riavere un quadro della situazione che in buona parte sapevamo già. Ovviamente siamo abbondantemente sotto il 50% dei lavori. Sono però già stati spesi 800 milioni su un complesso di 1,6 miliardi, perché per la parte stazione, tunnel eccetera si parla di 700 milioni, ma poi c'è anche tutte le opere di compensazione, di contorno riguardanti quest'opera, quindi 1,6 miliardi per il momento, 800 milioni. Noi, come abbiamo detto più volte, non siamo contro le grandi opere. Noi siamo contro le grandi opere inutili, quindi cerchiamo di valutare di volta in volta e cercare di capire se ci sono alternative più fattibili, qual è l'utenza e come si può procedere qua in futuro. C'è una discussione, lo stessa RFI ha proposto ad esempio di cercare anche delle alternative, ad esempio a questa stazione, magari rivedere il progetto. E quindi noi siamo qua anche appunto per cercare di capire quali sono le intenzioni di regione, comune, Stato, RFI. Già in legge di bilancio l'abbiamo visto, la legge più importante che capita ogni anno, abbiamo cercato di rivedere alcune grandi opere, quelle che siamo contrari da diverso tempo, penso al terzo valico, penso al TAV Torino-Lione, penso alla bretella autostradale Campo Gagliano-Sassuolo, delle opere che potrebbero essere tutti questi fondi stornati per il trasporto pubblico locale, il fondo statale. Abbiamo visto che anche sul locale, ma parlo, io sono emiliano, ma vale per praticamente tutte le regioni, vengono costantemente tagliati i fondi, gli enti locali sono ancora costretti ad alzare i prezzi dei biglietti, anche del singolo bigliettino dell'autobus. Mentre invece quando si parla di alcune grandi opere, poi ripeto, alcune sono necessarie, altre no, invece non c'è problemi e si spendono miliardi su miliardi. Oppure abbiamo visto sempre in questi giorni tra il decreto fiscale e la legge di bilancio altri 600 milioni che sono arrivati come nulla fosse invece a De Luca, al presidente della regione Campania, per colmare il buco di bilancio dell'EAV, cioè l'azienda di trasporto della Campania, come nulla fosse, nocciolina, rendicontazione. Vediamo invece l'Ataca Roma che invece di porre un aiuto da parte del governo praticamente viene chiesto il commissariamento, vengono dati 0 euro. Quindi dobbiamo capire, perché nel comparto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti girano miliardi su miliardi, quindi tutti questi miliardi, soprattutto adesso quando abbiamo la gestione dell'immigrazione, stiamo chiedendo deroga all'Europa, abbiamo un terremoto al centro Italia che costerà miliardi e miliardi di ricostruzione, non possiamo permetterci noi come italiani, e lo Stato non si può permettere di sprecare, dare facilmente miliardi per grandi opere. Stare attenti, sennò veniamo calpestati dai macchinari vari. E questa è l'opera, va avanti, addirittura io leggevo, anche perché mi sono aggiornato un attimo tra ieri e oggi, che intanto si voleva prorogare anche i lavori a febbraio, perché ci sono altrimenti 50 operai che potrebbero perdere il posto di lavoro rispetto a quello che stanno facendo. Io capisco che ci sono operai che lavorano naturalmente in questi cantieri, ma non è che si può continuare a prescindere un cantiere se è anche uno spreco di soldi pubblici perché ci lavorano degli operai. Bisogna valutare se è un'opera che deve essere fatta, vanno spesi quei soldi, bene, si continui, anzi si acceleri. Però non è che possiamo avanti con la scusa del ricatto lavorativo, di colpo noi andare avanti a prescindere, magari per un'opera che andiamo avanti fino a febbraio, fino a marzo, dopodiché viene bloccata perché magari non ci sono più risorse. Quante, io pensavo a Salerno, Reggio Calabria, quante opere sono partite e poi sono rimaste? Quindi dobbiamo valutare un attimo cosa fare. Tra l'altro ci raccontavano anche qua i tecnici RFI che la regione e il comune dovevano dare, proprio in la scorsa settimana si era già impegnata la scorsa settimana a individuare quindi il progetto definitivo, capire se fare questa stazione. Adesso non so se dopo magari possiamo andare a inquadrare, non so. Quindi
così questo progetto definitivo, lasciarlo così, oppure avere una variazione come ha suggerito la stessa RFI, quindi non il Movimento 5 Stelle. In più noi chiediamo anche vengano valutati tutti gli altri progetti come quello proposto dall'università. Vorremmo ad esempio un parere da RFI, da Trenitalia, vorremmo capire cosa ne pensano su progetti che hanno fatto universitari meno impattanti e meno costosi, e valutiamoli, non abbiamo nulla da fare. Io non so se possiamo andare, però di non cadere giù con la telecamera. Devo fare una conclusione di questa cosa, direi? Ovviamente sì, adesso sì. Adesso questi sono i lavori in corso, ovviamente ci sono ancora decine di operai che stanno lavorando, parte di questo progetto potrebbe essere fermato in base alle decisioni della politica, ma non si capisce quando verrà deciso. Bisogna deciderlo immediatamente, non è che si possono spendere soldi, poi magari fermiamo tutto, stoppiamo da un giorno all'altro, come in Vigira, magari a Nardella, o come si mettono d'accordo le varie correnti del Partito Democratico. Qua bisogna decidere, cioè guardate, fai magari un attimo un'inquadratura per capire l'immensità. Piccola, piccola, piccolissima parte. Matteo, adesso torno un attimo. Matteo, torno un attimo perché stiamo continuando un po' a cercare di capire le domande. Prego, se vuoi concludere, comunque la nostra diretta è terminata. Sì, grazie a tutti e vi aggiorneremo comunque successivamente su altre cose che avremo appreso e soprattutto sugli aggiornamenti, cosa succederà a questo cantiere. Andrà avanti, proseguirà così?